qui alla scuola industriale con Francesco Mancina. Ha 31 anni, è papà di due bambine, è rientrato, o meglio ritornato tra i banchi di scuola a 25 anni, e il suo percorso formativo è stato così forte, così intenso da portarlo ad essere un vero e proprio programmatore, soprattutto nel mondo della domotica. Allora Francesco, il tuo ritorno tra i banchi di scuola a 25 anni, per quali motivazioni? Allora, il motivo principale è stato dettato da errori passati. Perché? Perché ho cercato di inseguire un lavoro, ho cercato di inseguire degli obiettivi lavorativi che poi mi hanno portato ad avere degli insuccessi e dei ripensamenti. Quindi mi sono rimesso in gioco, ho scoperto una passione che non credevo di avere, quella dell'informatica, e ho incominciato subito a programmare per i miei amici. Ho creato alcuni programmi per la gestione di un parcheggio, e da lì si è accesa quella lampadina, quell'input, gestione, automazione. Ho unito le due cose e mi sono appassionato alla domotica, che mi ha portato a portare un progetto agli esami di Stato, e poi quel progetto è maturato. Bene, quindi un percorso che dopo 5 anni intensi ti porta a progettare modelli di agriturismo intelligenti, presentati poi appunto agli esami di Stato. In cosa consiste il modello di agriturismo intelligente? Niente, questo agriturismo non fa altro che gestire tutte le varie utenze della struttura, ottimizzando i consumi con degli inseguitori solari diversi dai pannelli solari, e oltre alla gestione della struttura possiamo gestire anche impianti di riscaldamento, raffreddamento, tutto racchiuso in un plastico. Perfetto. Poi arriviamo all'ultimo progetto, quello più forte, di domotica low cost di ambienti reali. Puoi spiegarci in cosa consiste il tuo ultimo progetto? Allora, il mio ultimo progetto è quello di diventare un artigiano, un maker della domotica. O meglio, quello che vorrei riuscire a fare è crearmi un'attività che oggigiorno non esiste. Secondo me la chiave di tutto sta nell'essere un po' folli nel cercare dei lavori che oggigiorno non esistono. Quindi quello che vorrei fare è entrare nella domotica low cost, realizzando con poco degli impianti, anche lì dove c'è una esigenza particolare, automatizzare quindi la richiesta del cliente. Quindi siamo passati a progettare degli impianti piuttosto complessi grazie ad una professionalità che hai acquisito qui all'industriale. Io vorrei sapere cosa consiglieresti a chi è intenzionato ad abbandonare la scuola e soprattutto a chi ha già abbandonato la scuola. Beh, io sono l'esempio di colui che a 30 anni ha ripreso gli studi. Io sono l'esempio del ripensamento. Purtroppo ho capito il valore della scuola, ho capito che avendo comunque una figlia non riuscivo a stargli al passo, e quindi è stato il mio riscatto sociale. Un grosso riscatto sociale, ottenuto anche grazie all'apporto dei professori del corpo docenti, in particolar modo della professoressa Tattoli, che ha seguito Francesco in tutto il percorso formativo. Professoressa, molto spesso si ritorna tra i banchi di scuola. Al momento quanti alunni frequentano la scuola serale? In questo momento abbiamo circa 120 studenti. Giovanissimi, ma anche adulti, persone che per diversi motivi ritornano a scuola. C'è chi vuole semplicemente ampliare il proprio livello culturale, c'è chi ha bisogno di tracciarsi una nuova strada, come è successo per Francesco. E la scuola riesce a dare comunque degli sbocchi lavorativi al termine di questi percorsi formativi? Sì, abbiamo avuto, oltre a studenti che poi sono andati anche all'università, abbiamo studenti che attualmente stanno lavorando. Noi diamo loro la preparazione, cerchiamo soprattutto di dare l'entusiasmo, devono credere in quello che fanno. E il dopo dipende da loro, noi segnaliamo, cerchiamo di
di guidarli, cerchiamo di dare l'informazione, e quello che otterranno dipende molto, ripeto, dalla fiducia, dall'entusiasmo che loro fanno in quello che loro acquisiscono in quello che fanno. Sì, per terminare questa intervista, una considerazione fatta in redazione. Francesco Mancino ha già terminato gli studi, li ha terminati l'anno scorso, si è diplomato qui all'industriale. Dopo un anno però Francesco è ancora qui a scuola, è ancora tra i corridoi, è ancora a dare il suo supporto, il suo aiuto. Come e soprattutto perché comunque questo attaccamento, bello anche direi, che resta negli alunni anche dopo il percorso scolastico? È comune a molti studenti, abbiamo veramente i ritorni, alcuni vengono addirittura a seguire le lezioni, c'è uno studente che lavora a Melfi e viene di tanto in tanto a seguire per rimanere aggiornato, altri lo fanno semplicemente per affezione, perché si vive bene assieme. Credo che abbiamo veramente un ambiente familiare, ci sono i docenti, ci sono gli studenti, ma c'è molta collaborazione. Credo che loro stiano bene e stiamo bene anche noi con loro. I miei complimenti, complimenti da parte di tutta la redazione. Grazie. Di Cerignola Viva. Ecco, complimenti vivissimi. Grazie.